Salve e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi andremo a fare questa semplice borsa. Vedete? È abbastanza veloce da fare perché ho usato poi un uncinetto grosso del 5. Questo materiale mi è stato mandato da modemerceria.it, poi vi metterò tutti i link nell'info box. Io ho cercato di farla in questa maniera perché volevo una borsa diciamo elegante, ma allo stesso tempo che si possa portare anche con i jeans volendo. Non è né grande né piccola, come vedete. È una borsa che si porta a tracolla oppure si può portare anche a braccio perché ha due manici non tanto grandi. E ho fatto un punto maglia, come vedete questo è un punto abbastanza diciamo che tiene abbastanza compatto la maglia, quindi ho deciso di non mettere nessun rinforzo, né rete e né rinforzo per la fodera. Ho cercato di fare in questo modo, fatta con gli ultimi giri con il punto basso. Vedete, non ho usato nessuna fodera, nessun rinforzo se non questo qui per attaccare i manici in modo da non allentare, diciamo, il lavoro, che rimanga più compatto specialmente quando lo portiamo a tracolla. E io dovrò andarla a foderare, che ancora non l'ho foderata, vedete, e ho messo questa chiusura a cartella perché mi piace le chiusure a cartella. Bene, io ho detto questo. Mi devo scusare se all'inizio del video, di quando faccio vedere mettere su il fondo, non si vede, diciamo, era un po' fuori camera, quindi me ne sono accorta alla fine. E non mi scocciava a stare a guastare tutta la borsa per farvi vedere come fare come attaccare il fondo, però vi garantisco che sono pochi secondi, poi si vede prima di iniziare la lavorazione di tutta la borsa, si vede comunque. Bene, io ho detto questo, spero che il video vi piaccia. E se non vi siete iscritti al mio canale, fatelo, così almeno avete le notifiche dei nuovi video. Io ho messo anche questo, ho fatto anche questo portachiavi sempre con la sua lana. Come dicevo, se non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video, mettete un mi piace e vi lascio al video tutorial. Per questo progetto abbiamo bisogno del kit fondo e manici, che sono insieme. Io poi ho acquistato anche la patella a parte, perché poi vedrò in un secondo momento se mettere oppure no. Come sapete, io i miei progetti li faccio insieme a voi, non faccio prove prima e non penso, cioè prima come fare. Io vado avanti fino a che vedo poi il risultato finale, quello che sta meglio. Quindi abbiamo bisogno di sicuramente, prima di tutto, questi due manici e fondo. Questo fondo misura, ve lo dico subito, 30 ed è largo 10 cm altezza o larghezza, come voi preferite. Abbiamo bisogno di due cannelli, scusate, di due rocche, e questo è il filo, si chiama Happy Time ed è tutto italiano, è 100% cotone riciclato, ha uno spessore di 3 mm, pesa 250 grammi e sono 200 metri. Il colore è il 121 e il lotto è il 23. Qui dà le informazioni di come lavare, stirare e quant'altro, ma abbiamo anche la misura dell'uncinetto che dobbiamo usare. Qui dà 5 e 6.
va a seconda della vostra mano, Però io abbiamo bisogno anche la del numero 3 per andare a poi a inserire nel foro la lana per poi fare le maglie. Quindi, con queste rocche qui, perché ce lo permette, il filo vi consiglio di tirarlo dal buco centrale, perché tirandolo viene su perfettamente lineare, senza alcun nodo, senza alcun aggrovigliamento e quant'altro, e vi garantisco che si lavora, il lavoro va via liscio liscio. Bene, ora iniziamo a fare le maglie nel nostro fondo. Io questa volta non faccio le classiche maglie prendendo e facendo in questo modo. Di solito facciamo così: prendiamo il filo, così andiamo a fare la nostra catenella e quant'altro andiamo a girare tutto attorno. Io in questo modo invece voglio fare, questa volta voglio fare così. Prendo sempre, cioè possiamo iniziare da qualsiasi parte, non ha importanza, mentre nell'altro caso iniziavo sempre dal mezzo qui, posso iniziare da questa parte qua e vado, anzi facciamo il nostro cappietto, inseriamo qua e andrò a tirarlo su, lo portiamo fuori con questo filo, che è quello che va attaccato al nostro gomitolo. Prendiamo su, scusate, entriamo nell'altro buco, tiriamo su e facciamo passare in quella catenella. Vedete? Facciamo così, andiamo dentro, prendiamo il filo. Portiamo su e facciamo passare, vedete? In questo modo viene le catenelle così, vedete? Così, vedete? Tenendo un po' più lento per questo, vedete? Perché poi dopo dovremo andare a lavorare dentro. Quindi continuiamo, prendo, raccolgo il filo e passo nella catenella. Colgo il filo e passo nella catenella e faccio così per tutta la circonferenza e poi ci vediamo. Ecco che sono arrivato all'ultimo buco, quindi prendo sul filo e andiamo a portarlo dentro. Ora dobbiamo creare l'asola di chiusura, in pratica questa. Quindi, come dobbiamo fare? Io mi alzo il filo, taglio in questo modo, lo tiro all'esterno, vedete? Con l'uncinetto passo qua sotto, prendo il filo, vedete? E vado a inserirlo qua, vedete? Passiamo, così siamo più sicuri di fare prima e fare meglio. Entriamo qui, tiriamo il filo dentro, scusate, in questo modo. Ora andiamo, prendiamo da sotto, da qua, e andiamo a raccogliere questo filo che abbiamo lasciato, vedete? In questo modo e lo tiriamo dentro e abbiamo, vedete, fatto la catenella di chiusura. Ora andrò a farmi il mio nodino in modo da bloccare e taglio un po' il filo perché è molto lungo, ma questo lo lascio dentro perché tanto verrà coperto dalla fodera, vedete? E abbiamo fatto la circonferenza. Ora, prima di fare qualsiasi lavoro, siccome non so se metterci la rete oppure no, vi consiglio sempre comunque di prendere la misura del perimetro, in pratica attorno così, e dobbiamo fare la nostra misura e vedere quanto è il perimetro di questo
questo fondo. Scusate, vediamo, è di circa 76. Riproviamo per ricontrolliamo per essere più sicuri e poi ce lo segniamo in un foglietto, che questo ci servirà per poi, se andiamo a inserire la rete, la lunghezza della rete, della nostra rete, per farlo uguale alla borsa. Quindi io ora mi andrò a ricontrollerò e mi andrò a segnare in un foglietto la circonferenza del mio fondo, ok? Poi ci vediamo dopo che iniziamo il lavoro vero e proprio. Bene, abbiamo fatto la circonferenza, cioè abbiamo fatto tutte le nostre catenelle da questa parte. Ora, io avevo detto che usavo il 6, ma in realtà ci ho pensato e voglio provare a usare il 5, però comunque in questo filato va bene sia il 5 che il 6, vedete voi come avete la mano. Io preferisco provare il 5. Ho preso con il 3 nel buchi e adesso vado a prendermi la mia maglia e farò ogni due spazi due maglie, 2 catenelle, 2 maglie ogni catenella, senza fare alcun aumento. Andrò a fare solo in tutte 2 maglie, ok? Io vado avanti così e ci vediamo alla fine del giro. Ok, fatto tutto il giro, ora andiamo a fare un giro di punto basso in costa retro, quindi in costa dietro, questa qui e non questa qui, ok? E andremo a fare tutto il giro, appunto, giro basso in costa retro, questa, vedete, qui non dobbiamo prendere tutte e due le asoline, ma una sola, è questa di dietro, non questa ma questa, vedete? E andrò a fare così per tutto il giro. Io metterò un marcapunti per sapere qual è l'inizio giro, ma non per altro, perché tanto questa è una borsa che si gira tutto attorno, quindi io il marcapunti lo metto solo per contare i giri delle maglie che mi ci vuole per fare appunto il corpo borsa. Quindi io ora andrò a fare tutto il giro e ci vediamo dopo. Bene, abbiamo finito tutto il giro in costa retro. Ora andiamo a fare il nostro punto di maglia rasata. Allora, come dobbiamo fare? Ora metto questo per ricordarmi qual è il giro, per contare poi i giri del corpo borsa. Ora andiamo a fare il nostro punto, quindi come facciamo? Dobbiamo andare in mezzo a queste due, vedete, a questa maglia qua, diciamo. Vedete, ci sono due, non so se le vedete, ve lo faccio vedere con questo che ero. Qui in mezzo abbiamo due maglie, vedete, queste due righine qui così, vedete? Noi dobbiamo andare lì in mezzo, qui, e non qua nella, come facciamo un punto regolare al basso, no. Dobbiamo andare proprio in mezzo a queste, ok? Quindi io prendo l'uncinetto e andiamo a fare il primo punto. Iniziamo da questo, andiamo e portiamo sul filo e facciamo il punto basso qui in mezzo, vedete? Prende e facciamo il punto basso. Vi faccio vedere da vicino. Allora, vedete, qui abbiamo
il nostro punto, vedete, qui è l'incrocio del punto di questo e questo, quindi noi dobbiamo andare a prenderlo in mezzo, così. Tiriamo su e andiamo a prendere, vedete? Rifaccio vedere un'altra volta, poi vi lascio lavorare da soli. Vedete questi due? Non dobbiamo andare qui, ma dobbiamo andare qui. E andiamo a infilarci con l'uncinetto, prendiamo su il filo in mezzo alla nostra cucitura, insomma in mezzo alla nostra i nostri due punti sopra, vedete? Così, così andiamo a raccogliere e chiudiamo, e andrò avanti così fino a tutto il giro e per i giri successivi, fino a che non abbiamo l'altezza che desideriamo del nostro corpo borsa. Quindi ci vediamo a corpo borsa finito. Ok, la nostra borsa è finita quasi. Ora, come vedete, ho fatto anche questo bordo qua. Ora vi dico come l'ho costruita. Prima di tutto mi scuso se in qualche punto ero fuori campo, ma purtroppo avendo la macchina davanti faccio fatica a rendermi conto se il lavoro si vede, e me ne sono accorta all'ultimo, non sto a rifare tutta la borsa, comunque si capisce. Allora, dicevo, io la borsa l'ho costruita in questa maniera e vi dico, io ho fatto 39 giri di punto maglia, che è questo, vi ho fatto vedere, vedete? Poi ho fatto 7 giri di punto basso normale, di cui il primo dopo il punto maglia ho fatto un punto basso in costa retro. Questi qua invece sono tutti punti bassi normali, ma ho ogni 10 maglie ho calato una maglia, quindi al nono ho preso due maglie insieme e le ho chiuse, e ho fatto così per tutti i 7 giri, quindi ogni 10 maglie, ogni 9, la decima viene presa due maglie fino a fare appunto 7 giri. Una volta che abbiamo fatto questo, io mi sono scelta il mezzo, vedete, perché in questo modo qua andrà la pattina, in questo punto nel mezzo, ok? E poi alla fine andremo a mettere i nostri manici da questo lato, in questo modo, vedete? Così. Quindi io ora finisco la borsa e poi vi faccio vedere a lavoro ultimato. Mi raccomando, prendete il mezzo in questa maniera, così, piegate a metà la borsa e scegliete il mezzo in modo da avere da combaciare questo mezzo qui. Io ho fatto ogni 13, dopo 13 ho messo un marcapunti. Quindi, come ho detto, io ora finisco la borsa, poi io andrò anche a foderare. Io finisco la borsa, non vi faccio vedere il lavoro completo per finire, perché sennò verrebbe un video troppo lungo, però vi dico che non ho deciso di non mettere nessun rinforzo, perché questo, essendo un cordino di cotone e questo punto maglia, ha fatto sì che questo rimanesse abbastanza rigido, e quindi ho deciso in questa borsa, io lo metto in tutto, ma in questa borsa la farò senza rinforzo, li metto solo la fodera. Bene, detto questo, ci vediamo alla fine, a fine lavoro, e vi faccio vedere la borsa terminata. Dimenticavo di dirvi che io ho fatto l'ultimo punto gambero, vedete, per rifinirla bene. Poi voi potete scegliere anche di non farlo, io l'ho fatto perché mi piace. Quindi dai, ci vediamo a fine lavoro, che vi faccio vedere la borsa terminata. Bene, la borsa è finita, vedete? Io ho messo queste due, i due manici. Ovviamente ho rimasto da foderarla, ma lo farò dopo in un secondo tempo. Così, vedete, dentro.
L'unico rinforzo l'ho messo qua per attaccare i manici, per il resto ho voluto lasciare senza nessuna rete dentro. Vedete? E questa è la borsa finita. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Ah, il sotto verrà così, diverso dai soliti. Io spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se è così, mettete pollice in su e mettete mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, per ricevere i nuovi video tutorial che metterò. Bene, questo è tutto, io vi saluto e ciao al prossimo video!